Una tre giorni da non perdere per gli amanti del gusto, dopo il successo della prima edizione che nel 2017 ha riunito gli amanti delle prelibatezze della cucina dell'Azerbaigian. Anche quest'anno il Festival Culinario del Caucaso è tornato prepotentemente nella capitale. Eccellenza, una bellissima rassegna culinaria che si rinnova. Sì, noi siamo molto contenti perché finalmente organizziamo la seconda edizione del Festival di Cucina dell'Azerbaigian in Italia. Come sapete, questo è un evento che facciamo ogni due anni. Prima edizione è stato un grande successo, adesso la seconda edizione e diciamo oggi è la giornata inaugurale e speriamo che questo diciamo sarà un ennesimo tassello per avvicinare le nostre due società e per far conoscere la nostra cultura, anche la nostra cucina ai nostri amici italiani. Brevemente, un piatto tipico azerbaigiano che lei si sente di consigliare a chi ci sta guardando? È veramente dolma. Dolma, anche plov, però abbiamo portato veramente chef, cuochi molto importanti del nostro paese, sono molto diciamo grande, di grande spessore e durante questi tre giorni loro presenteranno veramente molti elementi della nostra cucina tipica. Nel corso della serata inaugurale, alla presenza di numerose autorità, è stata anche ufficialmente presentata la prima guida turistica italiana sull'Azerbaigian. Io non posso non chiederle una curiosità legata proprio a questa guida, cioè un consiglio per gli italiani viaggiatori. Un consiglio per gli italiani è quello di essere possibilmente meno italiani quando viaggiano in certi paesi e cercare di cogliere tutto ciò che c'è di bello, di particolare. L'Azerbaigian è un paese, è un crocevia, è un paese che sta a metà tra Europa e Asia, ex Repubblica Sovietica, quindi risente anche di certe influenze di un certo tipo. Quindi bisogna saper cogliere, spogliarsi un po' delle proprie italianità e andare un po' incontro a questi paesi.